Le vittorie non sono tutte uguali. Per avere conferma chiedere al Chieti che in un solo colpo ad Ischia ritrova una vittoria che mancava da Martina Franca, aggancio quasi ai rivali di oggi e vede il suo bomber Marco Guidone tornare al gol, anzi ai gol, quelli che non trovava dalla gara interna pareggiata col Messina. Ne padre inizia come meglio non potrebbe, insomma, senza troppe rivoluzioni, come ammetterà lui stesso a gara terminata, provando ad agire solo sulla testa di un gruppo che pareva sfiduciato non più tardi di una settimana fa. Senza gli squalificati Turi e Gaeta, con Di Filippo e De Giorgi out per infortunio, il tecnico si affida al 4-4-2, davanti tandem d'attacco Guidone 5, e la scelta gli darà ragione. In apertura il tiro proprio di Della Penna dalla lunga distanza non crea particolari problemi dalle parti di Pane, ma il brivido per tutto il Mazzella lo regala suo malgrado al 25esimo il capitano ischitano Mattera. Nel giro palla si accascia al suolo, perde i sensi e costringe i sanitari a verificarne le condizioni. Attimi di terrore, la mente torna inevitabilmente alla vicenda Morosini. Per fortuna però Mattera poco dopo tranquillizza tutti salutando gli spalti dalla barella. Passata la paura il Chieti prova a pungere, Giorgino lancia 5 nello spazio, l'assistente ferma la punta, probabilmente in posizione regolare. Masini, uno che Di Meo avrebbe voluto vestire di nero verde, servito da Armeno Cicalasfera, Robertiello fa buona guardia. Longo prova a pungere dalla corsia mancina, Terrenzio va più in alto di tutti e spazza la sfera. La ripresa si apre con il rinvio sciagurato di Pane, il pallone diventa un assist involontario per 5, chiuso però da due difensori. Ma il secondo tempo è decisamente diverso dal primo, più spettacolare, almeno quanto la rovesciata fuori di Masini. Al 50esimo però il Chieti trova il pertugio giusto, lo trova a Rossi, verticale per Guidone in posizione regolare, il destro è perfetto, incoccia la base del palo e si insacca con Pane immobile. Guidone che torna al gol dopo un'astinenza che durava da ottobre. La reazione campana non si fa attendere, Rainone da corner sale ma non trova lo specchio della porta, il Chieti però sembra ancora preda di quella mala sorte che spesso ne ha condizionato le prestazioni. Al 59esimo D'Aleno strattone in area a Masini, per Ranaldi e rigore per il difensore e secondo giallo. Longo però angola ma non a sufficienza, Robertiello si distende e blocca la conclusione del giovane numero 7, e questo è il via libera per la squadra di De Patre. Berardino da piazzato trova la testa ancora di Guidone, il centravanti schiaccia in porta il pallone che vale lo 0-2. Entra anche Borgese, l'Ischia non c'è praticamente più. Al 68esimo arriva il tris. Tutti si dimenticano Berardino, la difesa giallo-blu è immobile e per il numero 10 è un gioco da ragazzi insaccare con l'interno piede destro. La sventola di Armeno è solo l'emblema della resa dell'11 di Campilongo, che rischia l'imbarcata vera quando ancora Guidone apre la strada al tracciante respinto di Lorenzo 5, ribattuto da Pane, e con lo stesso Guidone che va vicino all'hat-trick quando sparacchia altissimo a pochi passi dalla porta. E un tiro a bersaglio, 5 prima e Della Penna poi, non cambia nel risultato finale. Termina 0-3 e alla vigilia alzi la mano, chi se lo sarebbe aspettato. Di forza, di volontà, i neroverdi restano aggrappati alla permanenza nella prossima Lega Pro. De Patre intanto prende e si porta a casa i 3 punti. Parte anche la lunga volata. Il Chieti ha tante carte da giocarsi, credendoci potrà farlo fino alla fine.